Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come vedete dal titolo è un video su come organizzare al meglio, secondo me, cioè per il mio spazio, insomma, una piccolissima cassettiera, i trucchi, quindi come pulirli, come fare a capire se buttare quelli che magari non buttiamo da tempo, non so, perché magari ci siamo affezionate, non sappiamo riconoscere quando è ora di buttare un prodotto. E infatti vi porto alla mia postazione, che è semplicemente in questo angoletto. Io non l'ho pulita, cioè non ho messo in ordine, cioè oggi mi sono truccata e ho lasciato tutto così in disordine per farvi capire un attimo come sto messa. Alcuni prodotti si sono accumulati, ho tanti pennelli, tanti prodotti e ho questa cassettiera. Come vedete ho tantissimi prodotti sparsi, non sono più in ordine come avevo fatto all'inizio nella prima postazione make up, che vi linko qui da qualche parte. I prodotti si sono accumulati, ovviamente non ne ho tanti, non immaginatevi quelle collezioni stratosferiche delle beauty guru. Come sapete mi trucco con Essence, Kiko, quindi non è che abbia tantissimi prodotti, però ne ho abbastanza, diciamo. Quindi queste sono tutte le mie cose, poi le vedrete meglio nel dettaglio quando farò la collezione e l'organizzazione appunto della mia postazione. Appunto, volevo fare prima questo video per sistemarla un attimo e approfittare dell'occasione per farvi vedere un attimo come, cioè il mio piccolo, non metodo, come si può dire, il mio piccolo criterio su come fare a pulirlo al meglio. Quindi come primo passo dovrò svuotare completamente tutti i cassetti e lì devo togliere tutte le matite, i pennelli naturalmente non li calcolo perché li laverò e basta, quindi toglierò i pennelli e sistemerò appunto solamente l'organizzazione. Poi se vi può interessare farò sia un video su tutti i pennelli che ho, sono veramente tanti anche se non si vede, e anche su come li pulisco, niente di che, però se vi può interessare lo faccio volentieri. Perciò adesso svuoto tutto e posizionerò tutti i miei trucchi qui sul letto. Questa è la situazione una volta svuotata tutta la cassettiera. Ho diviso i trucchi per categoria, quindi qui ci saranno i correttori e i fondotinta, quindi cose per la base. Qui ciprie, blush e terre, tutti gli ombretti sia in polvere sia in crema e polvere libera, insomma. Qui i mascara e le ciglia finte. Poi vi dovrò fare un video su queste ciglia finte bellissime che assomigliano tantissimo a quelle della Velour, credo si pronunci così, però sono della Bore Prestige, quindi costano pochissimo. E vi farò un video. Qui c'è il reparto labbra, quindi gloss e rossetti, e poi qui ne ho poche, però ci sono le matite, mentre quel mucchietto che vedete lì praticamente sono tutti i prodotti che erano nel cassettino finale, quello in fondo, l'ultimo, e praticamente sono tutti prodotti nuovi, quindi che ne so, magari mi finisce in fondotinta e ne ho già uno pronto, eccetera. Per esempio io mi sono fatta un piccolo schemino che poi comunque metterò alla fine del video in modo che possiate fare, se volete, il fermo immagine per usarlo, e vi faccio un piccolo esempio con un prodotto. Se lo facessi per tutti i prodotti ci vorrebbe tipo un giorno intero, forse anche di più, però magari c'è qualche prodotto che, sul quale siete insicure magari se buttare, se tenere, se veramente vi può essere utile, e quindi ho creato questo piccolo, la mia mente ha creato questo piccolo schema. Per esempio prendo questo prodotto che è un correttore della ELF, è un all over stick ed è un tipo fondotinta, correttore, è un all over, insomma, quindi funge a varie funzioni. Qua c'è scritto prodotto, in questo caso questo qui, mi serve? Sì, perché può essere utile, e quindi dice tienilo, ok, e quindi si può tenere. Poi passo alla riga a fianco che dice è scaduto? No, perché comunque l'ho preso un paio di mesi fa, non è scaduto, e quindi dice tienilo. Poi utilizzo, è un prodotto adatto a me? Sì, ok. Lo uso spesso? No, quindi posso usarlo in modi alternativi? Potrei utilizzarlo come base occhi? Quindi sì, e quindi mi riporta a tienilo. L'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è, oddio, l'odore, però se lo utilizzo appunto come base occhi non è che mi dia tanto fastidio come odore, e quindi questo prodotto lo tengo. Vi faccio un altro esempio prendendo per esempio questo blush della Deborah che mi ha regalato mia sorella ed è praticamente nuovo. Quindi mi serve? Sì, perché è un bronzer, è una terracotta, credo sia un blush però dal colore appunto di un bronzer, quindi mi serve? Sì. È scaduto?
Oddio, non lo so, credo di no, quindi ok. Utilizzo, è un prodotto adatto a me. La colorazione è un pochino scura, però ha dei glitter che non mi fanno impazzire. Sì, ha dei glitter. Poi lo uso spesso? No. Posso usarlo in modi alternativi? Potrei utilizzarlo anche questo come ombretto perché comunque sulle guance non amo prodotti shimmer con i glitter. Quindi potrei utilizzarlo come ombretto, quindi lo tengo. Vi faccio un altro esempio con quest'altra terra per farvi capire un attimo come può cambiare lo schema. Quindi rispondo alla domanda, mi serve? Beh, sì, ogni prodotto può essere utile. È scaduto? Credo di sì, perché non ha un aspetto proprio ottimo. Quindi mi porta a quest'altro piccolo quadratino che dice: il prodotto rimasto è in buono stato? Quindi controllo, perché è da veramente tanti mesi che non uso questo prodotto. Quindi direi di sì, però bisogna sempre vedere che non mi faccia allergia o comunque reazione. Utilizzo, è un prodotto adatto a me? Sì. Lo uso spesso? No. Posso usarlo in modi alternativi? No. No, non lo uso, non lo posso, non lo potrei utilizzare in modi alternativi, anche perché gli ombretti troppo aranciati su di me non stanno bene. E quindi mi porta a quest'altro quadratino, che non è capitato con i prodotti precedenti, e dice regalalo o buttalo. Quindi questo qui, dato che comunque credo sia scaduto, lo butterò. Questo è un procedimento che potete fare con qualsiasi tipo di prodotto, infatti ho scelto per esempio qui una matita bianca che so già che non uso perché la comprai, perché la consiglio a Lolla e quindi la comprai subito, è della Essence, solo che ho già trovato un doppione molto molto più valido che è sempre di Essence e lo conoscete già, è la matita illuminante per gli occhi, per le sopracciglia insomma. E questa proprio non mi piace, anche perché non scrive all'interno dell'occhio, quindi è solo per farvi da esempio. Mi serve? No, perché ne ho già una. Perché lo tengo? O ci sono affezionata o devo finirlo? Beh, dovrei finirlo. Quindi mi riporta a: il prodotto rimasto è in buono stato? Sì. È in buono stato, solamente che la matita non scrive più in modo così omogeneo, quindi lascia tratti un pochino con più addensamenti di prodotto e quindi direi no e quindi buttalo. Quindi questa matita purtroppo, cioè purtroppo è costata 1 euro, 1,90 euro, però dato che ho appunto un sostituto, anzi più di uno, perché ho sia questa sia la matita Avorio di Neve Cosmetics, quindi di questa qui ne posso fare tranquillamente a meno. Per cui adesso vado a eliminare i prodotti che non utilizzo, che non mi servono oppure che sono in bruttissime condizioni e tengo quelli che uso, che sono nuovi, che sono adatti soprattutto a me e che sono in buono stato. Un piccolo consiglio che volevo darvi, se magari avete un prodotto che è tipo in queste condizioni, tipo questa terra di Debbie, che è tutta praticamente sgretolata al suo interno, cade tutto, vi consiglio di comprare queste piccole jar di vetro, che io le ho comprate dai cinesi, costano 1,50 euro, ne ho prese solamente due, e potete tranquillamente travasare il prodotto per appunto prenderlo ed averlo comunque in ordine senza avere una confezione rotta, il prodotto che cade da tutte le parti, e invece averlo qui al chiuso in una confezione bella salda, bella integra, e potete anche vedere attraverso il vetrino trasparente quello che c'è dentro. Un altro consiglio che vi do è di dividere i cassettini con contenitori più piccoli. Quindi, per esempio, nel cassettino dei fondotinta, appunto, e dei correttori, in questo piccolo contenitore trasparente metterò solamente i correttori, anche i correttori comunque in crema. Per esempio, questo prodotto sicuramente lo cestinerò perché non lo uso e non mi piace. L'ho già inserito nel video dei bocciati e quindi lo cestinerò, anzi ne approfitto adesso. Quindi, come dicevo, metterò correttori, illuminanti e soprattutto vasi per occhi. Come vedete, sono piena di vasi per occhi. Ecco, se per esempio vi trovate dei doppioni, come nel mio caso che ho 5 vasi per occhi, 5 Love Stage di Essence, io andrò prima di tutto a vedere quelle che sono finite, quelle che sono comunque liquide e se invece comunque il prodotto si è seccato, lo andrò semplicemente a buttare. Sì, mi dispiace buttare i prodotti, certo, perché comunque uno ci ha speso i soldi, li ha utilizzati e ci si affeziona, però ovviamente creano soltanto spazio. Quindi adesso andrò a fare una selezione di tutti questi prodotti. Sì, sarà abbastanza lungo come processo, però appunto se bisogna fare una collezione make-up che usiamo e con prodotti che comunque non lasciamo lì in fondo al cassetto, bisogna necessariamente togliere quelli che non utilizziamo, anche se a malincuore. Dopo appunto la selezione, vedete che i prodotti sono molto molto di meno. E naturalmente di prodotti labbra e di prodotti per gli occhi, quindi ombretti e palette, non è che io ne abbia tolti molti, anche perché io li utilizzo veramente tutti. Sì, io compro, per quanto mi riguarda, solamente ombretti
che utilizzo, che so di utilizzare e che so che appunto quei colori li userò molto spesso. Non è che compro, cioè, aspettate che mi inquadro. Non è che compro ombretti o prodotti giusto perché dico, ah, la nuova collezione o soltanto perché mi piace, capito? Quindi faccio così, compro solo cose che so di utilizzare veramente. E questi sono tutti, sì, i prodotti che io ho deciso di buttare. Oggi non so parlare, me ne rendo conto. Quindi ho buttato un po' di prodotti labbra, la terra, qualche mascara, appunto i prodotti bocciati. E una maschera di HQ, varie basi per... cioè praticamente ho buttato un bel po' di roba come potete vedere. E quindi adesso passo al secondo step, che è quello di pulire accuratamente con un po' d'alcol sia i cassetti che tutti i prodotti, soprattutto quelli labbra, perché tra gloss e rossetti tutte le confezioni sono un pochino appiccicaticce e anche quelle del mascara, degli ombretti, sapete, le polveri, no? Le varie cose. E come vedete ho trasferito appunto la terra di Debbie qui dentro e poi nell'altro contenitore voglio trasferire, eccolo qua, vorrei trasferire o questo illuminante di Elf, che è il Baked Blush, che è tutto spaccato a metà, oppure quest'altro blush sempre di... no, sempre, questo qui invece è di Essence ed è il Silky Blush. Come vedete anche questo è tutto sgretolato, quindi vedrò appunto se trasferire uno o l'altro, ma comunque credo proprio che di queste altre jar ne comprerò altre. Quindi adesso il mio consiglio è quello di appunto pulire con alcol e un po' di ovatta tutto quanto, ogni singolo prodotto, e poi... sì, il cavalletto, e poi appunto reinserire tutto nei vari cassetti. Un'altra cosa che secondo me sarebbe tanto tanto utile fare è, prima di mettere a posto tutte le matite occhi, di naturalmente, se avete un temperino con il contenitore interno, di svuotarlo ovviamente e di pulirlo con un cotton fioc nelle parti appunto di metallo dove appunto si tempera la matita. Quante volte dico appunto perfetto? E poi ovviamente di temperare tutte le matite. Io ancora devo temperarle, però ovviamente sono ancora in buono stato, come vedete, tranne appunto questa oppure questa qui di Neve Cosmetics. Questo perché comunque le tempererò anche se sono in buono stato, sono abbastanza temperate, per togliere appunto lo strato di polvere, di germi e di batteri che potrebbero andare sicuramente a contatto con l'occhio. Un'altra cosa che volevo dirvi è che se magari avete un prodotto o una palettina o una serie di ombretti tutti messi insieme che però non usate, ma invece utilizzate un colore solo, per esempio io di questa palettina, questo pezzo di palettina staccata, utilizzo solo questo blush. Infatti ho deciso che in questa jar vuota, invece di travasare l'illuminante dell'Elf, travaserò direttamente questo blush e butterò tutto il resto, così magari avrò molto più spazio, cose meno ingombranti e naturalmente il blush non prenderà aria. Ok, una volta puliti tutti i prodotti con l'alcol, non mi rimane che metterli nei cassetti ovviamente puliti anche loro e disinfettati. Io quindi vado poi a lavare i pennelli, solo che vi farò appunto un video a parte, come vi farò un video a parte anche per la collezione make-up, quindi non è che vi faccio vedere tutti i cassetti comunque riempiti, però vi farò appunto un video solamente su quello, sulla collezione make-up. Io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!